guardate che roba. Preso per il collo da Purcher, ma veramente. Signore e signori, ben trovati in questo nuovo episodio, ultimo episodio di questa prima stagione della nostra carriera su F1 Manager 24 con l'Axander Racing. Siamo a Las Vegas, turno 22. Ve lo dico subito, probabilmente le gare le andremo a simulare tutte e tre per le ragioni che vi ho detto nello scorso episodio. Siamo veramente con le pezze, nel senso che abbiamo le auto disintegrate con i componenti vecchi, le parti aerodinamiche originali, quindi quelle di livello 1, perché non abbiamo più soldi per produrre quelle avanzate. Insomma, siamo nettamente l'ultima macchina della griglia, non c'è possibilità di fare punti in queste ultime tre gare. Come dicevo la scorsa volta, le cose possono solo peggiorare da qui, quindi cerchiamo di finire in fretta questa stagione senza farci cacciare per poi iniziare a programmare la prossima. Allora, andiamo a simulare le qualifiche fino alla gara. Chiaramente ho fatto le prove libere, ho sistemato l'assetto in modo che i piloti avessero comunque un assetto al 100% o quasi, e i risultati delle qualifiche ce li fate vedere? Male, P22 e P19. Solida strategia a tre soste, che mi sembra assurda per Berman. Scusate, ma non si può fare diversamente? Tipo qui, se ci mettiamo una gomma bianca in partenza. Scusate, non si può fare, sì. Ma forse si fa pure con una sosta sola sta gara. No, una sosta sola è un po' audace. E con due gomme rosse? Alla grande proprio. E magari potremmo fare la stessa con Stoffel, ma invertendo l'ordine. Ecco, tipo così. Molto, molto meglio. Andiamo a simulare questa sessione, vediamo cosa esce fuori. Esce fuori un P18, P20. Ma meglio di così non è che si possa fare. L'importante è che dietro continui a non fare punti anche Sauber e Alpine, va bene. Ci portiamo a casa comunque $300.000, che non ci cambiano la vita, però insomma. Più che altro, ma gli sponsor quando arrivano? Ah, ecco, l'ho chiamato il piano di sponsor. Ti prego, dimmi che... obiettivo mancato. Oh, finalmente, finalmente arriva qualche milione, 2 milioni e 2, vabbè. Più 1 milione e 1, buono, buono, dai, 3 milioni che comunque, cioè, non ci fanno niente perché siamo sempre sotto di 5 milioni e 7. Qui la situazione è veramente grave. Ah, hanno cambiato le grafiche del piano di sponsor con l'ultimo aggiornamento. No, 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 no. La Ferrari vuole Kimi Antonelli e noi non abbiamo i soldi per fargli il contratto. No, no. E mo sono con le mani legate, perdo Antonelli per forza. No, a me sta cosa fa rodere tantissimo però. Posso fare il nuovo contratto però, ok. Però solo affiliato, ma no, io voglio farlo diventare... Allora, aspetta, per la prossima stagione, perché deve essere... Perché lui non può ancora correre in Formula 1. Perché lui non può ancora correre in Formula 1, quindi devo rinnovargli il contratto. Io però moltiplicatore di rescissione te lo metto, perché qui è facile che ti portino via. Prendiamogli 2 milioni, boh. Ale, incendio centro di progettazione. Vabbè, tanto non stavamo progettando niente. L'importante è che non mi costi nulla. Aia, anche gli alettoni posteriori sono usurati. Quindi dobbiamo usare l'alettone posteriore di livello 1. L'importante è finire sta stagione, come non è importante. E ci spostiamo dunque in Qatar, a Losail, per questo penultimo turno della stagione. Andiamo a simulare le qualifiche sprint, perché questa è anche l'ultima gara sprint della stagione. Andiamo. In queste qualifiche sprint siamo P22 e P20. Andiamo a simulare anche la gara sprint. Oddio, che vuol dire? No, ha avuto un incidente Van Dorn. Dannazione. Non so neanche come siamo arrivati, tra l'altro, nella gara sprint. Vediamo. Berman 16esimo, Van Dorn infatti è out. Questo è un enorme problema, perché adesso dobbiamo mettergli un telaio vecchio, vabbè. Anzi che ce li abbiamo, almeno quelli vecchi. Il problema è che mi ha spaccato anche i componenti meccanici, perché il motore non era così usurato. Mentre le sospensioni devo produrle in emergenza. Dannazione, un altro milione, via. Qui sfogliamo anche il budget cap sicuro. Andiamo a simulare queste qualifiche. E partiremo P22 P20. In realtà scaliamo P18 P21 perché ci sono delle penalità, però. Poco cambia. Berman sempre con le tre soste, ma stavolta mi sa che è inevitabile. Sì, stavolta sì. Allora andiamo a simulare anche questa penultima gara. Vediamo. Carlos Sainz addirittura arriva quarto, guadagnando 10 posizioni dalla posizione di partenza. Mentre Berman arriva 16esimo, molto bene. Van Dorn 20esimo, bene, bene, bene. Berman sta facendo bene da quando abbiamo iniziato a simulare. Ci portiamo a casa anche quasi 500.000, va bene. Allora,
situazione debitoria, siamo sotto di quasi 10 milioni, ragazzi. Eccola. Siamo stati ufficialmente sanzionati per aver superato il limite di spesa. Vabbè, per ora di poco, dai, manca solo una gara. Che è successo qui? Io vorrei metterci Kimi Antonelli, ma non me lo fate fare. Non mi va neanche di stare a rinnovare Van Dorn, sinceramente. Poi scusate, ma Kimi Antonelli ormai l'ha fatti 18 anni, perché non può? Eccola, miglior offerta per Kimi Antonelli. Devo purtroppo informarti che la Ferrari ha inviato una proposta di contratto a Kimi Antonelli, che ha deciso di accettare. Antonelli lascerà a breve la squadra, dovremmo quindi ingaggiare qualcuno per la sostituzione. Ma non avevamo una clausola noi su Antonelli, scusate? No, posso vederla io sta cosa, l'ho già perso. Quanto mi rode questa cosa, ragazzi. Alla fine dovremo rinnovare Van Dorn, temo. Perdiamo Antonelli. No, altre sospensioni da buttare, di nuovo. Via, un altro milione per le sospensioni. Che disastro, ragazzi. E che poi una volta che sei sotto, se non ti arrivano i ricavi dalle gare, entri in una spirale senza fine, perché ogni volta che ti si rompe un componente tu lo puoi fare solo in emergenza e ti costa il quadruplo, quindi non fai altro che aggravare la tua situazione debitoria e non se ne esce più. Meno male che è finita la stagione, meno male che siamo all'ultima gara, perché non se ne esce veramente più da questa situazione. Oh, intanto direi che Max Verstappen ha già vinto il mondiale piloti davanti a Perez, terzo Carlos Sainz, soltanto sesto Charles Leclerc. Vabbè, poi i risultati li andiamo a vedere dopo quest'ultima gara. Eccoci qui, pronti per le qualifiche ad Abu Dhabi. Cosa sono queste gomme di sopra le gomme rosse? Andiamo a simulare queste qualifiche e partiremo in P22 e P19. Probabilmente un po' più avanti, sì, infatti, P17 e P21 con le penalità, ma vabbè. Direi che la strategia è questa, andiamo a simulare anche quest'ultima gara, sperando solo di non riportare ulteriori danni, di poter finire qui la stagione senza ulteriori problemi. Berman arriva quindicesimo, molto bene. Stoffel Van Dorn out, dannazione. Ah, intanto questa è la classifica finale del campionato costruttori, con la Red Bull che vince, seconda la McLaren, poi Ferrari, Mercedes. Noi arriviamo, no, decimi in teoria, anche se, vabbè, siamo tutti a zero lì dietro, Sauber, Xander Racing e Alpine. Classifica piloti con Verstappen che vince il mondiale davanti a Sergio Perez, poi Lando Norris che supera in quest'ultima gara Carlos Sainz per il terzo posto, male Leclerc, comunque male il Ferrari in generale, e chiaramente qui una sfilza di piloti a zero tra cui i nostri Van Dorn e Berman. Ci piazziamo quinti nella classifica dei pit stop, che non è male. Temo per quel DNF di Van Dorn, ma tanto ormai la stagione è finita. Situazione debitoria, no, non c'è niente da riparare, aveva spaccato tutto di nuovo, ma tanto non c'è motivo di stare a riparare. A questo punto, ragazzi, io devo sinceramente capire cosa fare con i piloti, perché Kimi Antonelli ce l'hanno scippato. Io una proposta gliel'avevo anche fatta, ma non penso che accetterà a questo punto. Ha accettato la Ferrari. O rinnoviamo il contratto a Van Dorn, se no, boh, raga. Di questi chiaramente nessuno ha interesse, a parte il buon Theo Pourchaire. Potremmo riportare a casa Theo Pourchaire, ma a questo punto mi tengo Van Dorn, che comunque ha fatto bene. Boh, raga, sono sempre loro. Theo Pourchaire. No, a me Pourchaire non è piaciuto. È inutile tornare su Pourchaire. Piuttosto mi tengo Van Dorn a sto punto. Se non c'è modo di rinnovare, cioè di riprendere Antonelli, non credo che ci sia. Fatemi vedere il consiglio. Fiducia media, quindi dovremo scamparla, eh. Spero. Problema galleria del vento. No, ragazzi, che problema galleria del vento. Vabbè, so 100.000, dai. Tanto, su 4 milioni di debito che so, 100.000. Revisione del consiglio, ci siamo. Intanto Bedrin sale a 67. Vabbè, arrivano forse i soldi degli sponsor? Sì, buono. La commerciabilità squadra comunque è un po' salita. Ci arrivano 7 milioni dal quinto posto nella classifica pit stop, è oro. Fiducia intermedia. La mia valutazione di in principale è scesa da 250 a 200. Bene, siamo ancora sotto di 3 milioni e 8 e noi non abbiamo un pilota, ragazzi. Il problema è che io non posso neanche vedere quali altri scadono in caso. Disponibile a trattare c'è Pourchaire, altrimenti poi andiamo qui sui giovani. Ma ragazzi, io a sto punto ci riprovo con Van Dorn, che devo fare? Scusate però, se non mi fa rinnovare il contratto io come faccio? Questa è una cagata. Sto gioco deve sistemare queste cose. Voglio dire, siamo al 31 dicembre, perché non posso negoziare il contratto oggi? Lo posso fare con altri, non con lui. Che faccio? Promuovo un affiliato? Lo posso fare? A questo punto? Scusate, eh. Questo ovviamente non si sa. Vabbè, ha firmato con Ferrari. Ci posso mettere Bedrin? No. Ragazzi, ma se sono tutti troppo vicini a fine stagione, ma come faccio io? Scusate. Ma poi questi sono miei piloti, ma io dovrei poterli spostare come voglio. Ragazzi, ma io non posso prendere un pilota tra questi, però. Abbiate pazienza, dovrei prendere veramente Pourchaire.
Per forza, cioè sono obbligato? Sono obbligato. Sta cosa del gioco non ha senso. Cioè io ho i miei piloti, ho Van Dorn che ce l'ho ancora sotto contratto, non gli posso proporre un rinnovo, ho i piloti affiliati, non gli posso proporre di venire a prendersi il sedile. Devo per forza andare a pescare da altrove, non ha senso. Sono obbligato a prendere Pulcher di nuovo. Ma non ha veramente senso. Io poi non lo voglio Pulcher, non lo voglio. Però questo è. Ma poi quanto vuole che sta barretta non si muove? Sì, 4 milioni. Se no io devo fare un contratto di 4 stagioni. Ragazzi, mi pare follia. A me dover dare evidente 6 milioni a Pulcher mi pare follia. Contratto rifiutato perché lui vuole venire immediatamente, ma immediatamente non posso, quindi... Ah, il bonus fa la differenza così tanto? No, il bonus così te lo scordi. Guarda, piuttosto talzo lo stipendio, tanto... Preferisco fare così. Ma non te la può... Ah, perché la scadenza è immediatamente, lui non accetta. E io per forza immediatamente però dobbiamo fare. Ma veramente gli devo dare quel bonus? Gli do il bonus, ma te lo abbasso. Ti prendo per il culo. Ti do 10.000 ogni volta che arrivi quindicesimo, va bene così? Guardate che roba. Preso per il collo da Pulcher, ma veramente. Accettato. Assurdo. Me lo ritrovo pilota 1. Vabbè, speriamo che magari io, che mi sia sbagliato io. Scusate, qui perché abbiamo perso pure l'ingegnere, ma... Ah, ok, c'è Xavier, no, perché sennò sembro matto io. Quindi, curiosità, se io cambiassi squadra, chi mi vuole? Nessuno, penso. Soltanto l'Alpine. Ah, no, pure l'As. Ma va benissimo l'Alexander Racing. Obiettivo stagionale, ottavo. Non siamo riusciti ad arrivare noni, dobbiamo arrivare ottavi, mi sembra giusto. Ah no, settimo. Settimo adesso. Tra l'altro arrivano un po' di soldi. Vabbè, il nuovo regolamento tecnico io un pochino ho tamponato, ma non basta. Vabbè, vediamo dai. Partiremo sicuramente indietro, però vediamo. Allora, la Power Unit. Posto che escluderei Renault per ovvi motivi... Io forse escluderei anche Ferrari a sto punto. Allora, motore Honda è figo perché... Che poi queste cose andrebbero cambiate perché non ci sarà neanche... Manco la Red Bull c'era più il motore Honda, però vabbè. Motore Honda è figo perché comunque è quello più potente, però la durata del motore dell'Hertz è veramente poca roba. Il motore Mercedes è super affidabile, però è più lento. Ci consentirebbe di cambiare meno componenti durante la stagione. Io andrei sul motore Honda, perché tanto se cambiamo i componenti, voglio dire, non è che lottiamo per le posizioni alte, quindi le penalità non sono un grosso problema. I soldi potrebbero esserlo, però andrei col motore Honda, col motorone Honda. Saldo iniziale, meno 31, come meno 31? Oh signore, ma siamo in rosso di 31? No, non ci credo. Non me ne ero accorto. Come ne usciamo da sta situazione, ragazzi? Non può iniziare una stagione così. Ma dobbiamo fare tutte le negoziazioni. Spero sia per quello. Ma io poi non lo voglio, Pulcher. Sì, c'è la trattativa sponsor. Allora. Scegliamo attentamente il da farsi. Allora, vedete, io adesso sono di nuovo con le spalle al muro. Perché io avrei voluto impostare gli sponsor tutti o quasi sul giorno di gara, in modo da avere un flusso di cassa costante durante l'anno. Il problema è che adesso a noi servono i soldi subito, a noi serve l'anticipo, perché siamo già sotto di 30 milioni. Quindi urge l'anticipo, siamo quasi costretti a reimpostare gli sponsor come la scorsa stagione. Cioè non c'è via d'uscita possibile. E comunque anche prendendo tutto in anticipo potrebbe non bastare. Certo, il giorno di gara dipende molto dalle prestazioni, questo è vero. Forse farei bene a prendere Sisco. Perché se prendo Sisco, intanto mi dà 20, 19 milioni che già più o meno un po' di buco lo tappiamo. Poi abbiamo... sì, qualcosina comunque dal giorno di gara arriva. Più che con Samsung, comunque. Certo, Samsung ci dà... il doppio dal punto di vista del coinvolgimento del piano di sponsor. Però adesso che io lo so che i soldi che prendo in anticipo me li devo gestire, prendiamoli perché dobbiamo tappare il buco purtroppo, quindi prendiamo Sisco. Poi qui dobbiamo un attimo capire, perché io devo comunque tappare questo buco che ho di 30 milioni, ragazzi. Se non lo tappo non possiamo neanche iniziare a sviluppare. È comunque corta dall'inizio sta coperta di nuovo. Allora io prenderei Microsoft qui. Dobbiamo arrivare almeno a 30 milioni di anticipo. Quindi forse mi devo prendere pure Apple Music. Ok, così tappiamo il buco. Adesso devo puntare qualcosa in più sul... Il problema del giorno di gara è che dipende molto dalle prestazioni. Io forse mi riprenderei Rockstar, comunque equilibrato. Poi Ferrari forse dobbiamo prenderlo. Prendiamo Renault, e poi sì, questo pacchetto sponsor va cambiato perché non possiamo mettere Renault e Ferrari su una macchina che c'ha motore Honda, però vabbè. Alla fine Ferrari lo prendo perché serve comunque in cicciottire anche un po' il bonus del giorno di gara. No, forse no, che Ferrari però ci dà di più, ma dipende dal giorno di gara, mentre il coinvolgimento è roba sicura. Dai, prendiamo ABB. Ok, allora qui abbiamo Livrea e Tude che magari me le rivedo con calma prima del prossimo episodio, farò in modo di portare una Livrea nuova. Però per il momento lasciamo questa. A questo punto abbiamo 6 milioni. Tosta.
cioè sarà tostissima perché abbiamo 6 milioni grazie all'anticipo. Ovviamente immagino che come prestazioni puntualmente siamo gli ultimi, però dobbiamo sviluppare ancora qualcosa. Voglio solo vedere un attimo prima di salutarci come sono cambiate le squadre a questo punto, perché dei piloti si saranno mossi, suppongo. Tra l'altro siamo senza fiducia del consiglio perché giustamente eravamo in rosso. Mamma mia ragazzi, la vedo malissimo. Comunque abbiamo in Red Bull Sergio Perez. Dov'è Verstappen? Scusate, manca un pilota Red Bull. Sono successe un po' di cose qui però. Perché non mi fa vedere tutti? What? Come diavolo è possibile che questa gente è senza contratto? Norris, Hamilton, Verstappen, Alonso, Ocon, Albon, Ricciardo. Che cazzo è successo, raga? Che sono disponibili a trattare. Ma poi gli sviluppatori non ci avevano detto che il gioco era fatto in modo che Hamilton andasse in Ferrari? No, non ricordo male io. Cioè che i piloti comunque seguissero gli spostamenti reali. Cosa che potremmo comunque fare tramite il database editor. Però, anzi, cosa che probabilmente farò con il database editor dopo che abbiamo però trovato il nostro pilota. Perché a sto punto, ragazzi, tanto poveri per poveri, così è. Pur parlé. La barretta di Verstappen non si muove proprio, guardate. Adesso si muove. Ragazzi, a me sembra assurda questa cosa, però mi sembra molto assurda questa cosa. A questo punto, raga, spammiamo un po' di offerte a destra e a manca, perché vabbè, ho provato Verstappen così. Lando Norris, voglio dire. Magari è gente che ti chiede anche di meno, non troppo di meno, vabbè. Ah, vedo una cosa che... carina questa cosa. Che giustamente se io cambio pilota, la clausola del buon Berman la devo pagare io. Quindi Berman c'ha il sedile saldo, cioè non glielo toglie nessuno. Dobbiamo capire chi a questo punto siederà vicino a lui. Io farei anche una propostina ad Albon, che magari è un po' più realistico. E soprattutto non ti chiede queste cifre folli, ecco. È una stranissima situazione. Ci salutiamo così, con un Teo Purcera appena arrivato che ci ha estorto il contratto, ma con un Max Verstappen disoccupato, con un Lando Norris disoccupato e tanti altri che avete visto. Non sto capendo quello che sta succedendo. Prevedo altre enormi difficoltà a livello economico in questa stagione, spero di sbagliarmi, ma la vedo molto molto nera. Però, ragazzi, vediamo. Lo scopriremo a partire da settimana prossima. Pollicione in su se avete apprezzato questo video, mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E direi che ci rivediamo sabato prossimo ore 12 con l'inizio della nuova stagione. Tra l'altro penso che andrò a modificare un po' di cose come il database editor, ma tutte cose che vedrete nel prossimo episodio. Grazie per essere stati con me, ci vediamo in settimana con gli altri video e sabato prossimo con l'inizio della nuova stagione. Un saluto!